99 le donne uccise dal 1 gennaio 2024 fino al 18 novembre, dati dell'undicesimo rapporto Eures. È una strage senza fine, una strage che non guarda in faccia a età, non guarda in faccia a nazionalità, però colpisce e colpisce le donne. Perché le colpisce? Perché il problema è culturale ed ecco perché le iniziative di sensibilizzazione non sono mai abbastanza. Alle mie spalle c'è una panchina rossa, ne sono tante, ne stanno nascendo tante in ogni parte d'Italia. Di panchine rosse, rosso come il sangue versato dalle donne uccise da chi diceva loro di amarle. Però non sono mai abbastanza iniziative di sensibilizzazione, quindi le panchine rosse, quindi i convegni, quindi parlare di violenza sulle donne non è mai abbastanza. E anche lo sport può dare il buon esempio. Lo sport infatti valorizza la vita sociale e culturale, unisce individui, comunità, può aiutare a superare le differenze, incoraggia il dialogo e in questo modo anche aiuta ad abbattere i pregiudizi, gli stereotipi, le differenze culturali, l'ignoranza. Lo sport è lo specchio della nostra società, in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento. Nel fine settimana appena trascorso abbiamo visto sui campi di calcio di tutta Italia, dalle serie minori ai professionisti, scendere in campo calciatori e calciatrici con un segno rosso sul volto, simbolo della lotta ai femminicidi e alla violenza sulle donne. La Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo ha invitato le società a realizzare e ad esporre sugli spalti degli striscioni con frasi contro la violenza e i capitani a scendere in campo con una fascia rossa al braccio, con su scritto «Contro la violenza». Ma non solo in questo fine settimana lo sport ha parlato e parla di violenza sulle donne. Ricordiamo ad esempio lo spettacolo delle ragazze di Progetto Ritmica «Contro la violenza sulle donne», portato quest'estate sul palco di San Bernardino e ancora tanti altri. Perché per lo sport e per noi del capoluogo è sempre 25 novembre, è sempre importante parlare di violenza sulle donne, così come cerchiamo di farlo con tanti interlocutori diversi, in tanti momenti diversi dell'anno e anche nelle nostre trasmissioni. Quest'oggi lo stiamo facendo con lo sport, perché lo sport può aiutare ad abbattere le barriere e a sconfiggere la violenza sulle donne. Lo sport che aiuta a trasmettere i valori, ne parliamo con Carla Ianni, vicepresidente del CUS, l'Aquila Rugby Femminile, la neonata società che ha riportato in Abruzzo il rugby in rosa. Ne parliamo oggi, una giornata importante contro ogni tipo di violenza. Lo sport appunto che può essere uno degli strumenti per debellare una vera e propria piaga. Il CUS, l'Aquila Rugby Femminile, si unisce alla campagna mondiale contro la violenza sulle donne. Il gioco del rugby costitutivamente pone al centro di ogni progetto sportivo la dignità dell'individuo e il rispetto per l'individuo. Sia esso il proprio compagno o compagna di squadra, sia esso avversario, avversaria, sia esso il direttore di gara, direttrice di gara. Rifugio dunque ogni tipo di violenza, la condanna fermamente come grave violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Trattare le donne come mezzi per un fine anziché come fine in se stesse è moralmente riprovevole e inaccettabile per ogni società civile. È questo un tema molto scottante e molto doloroso. Affrontarlo richiede dunque un impegno collettivo, uno sforzo corale e un drastico cambiamento culturale. Occorre ripensare le nostre responsabilità, quelle di tutti noi, come individui, come genitori, come dirigenti sportivi, come educatori, come formatori, come società, perché la lotta contro la violenza di genere non è solo una questione di giustizia, è anche una questione di dignità, di umanità, di libertà. Il CUS e l'Aquila Rugby Femminile, con tutte le sue atlete, con i dirigenti, con lo staff tecnico al completo, si batte sin dalla sua nascita per la parità di genere. Condanna con fermezza ogni forma di violenza, sfida qualunque stereotipo di genere
e lavora incessantemente per costruire una cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Le atlete del CUS L'Aquila Rugby femminile dicono no alla violenza contro le donne. Ho 27 anni e sono una studentessa di medicina. Sono stata strangolata il 31 marzo 2020 dal mio compagno Antonio. Sono morta a 29 anni, uccisa dal mio ex fidanzato a colpi di pistola in una sera di maggio. Ho 20 anni e dopo un acceso litigio il mio ragazzo mi ha accoltellata 16 volte. Era marzo 2018. 29 anni, uccisa con quattro colpi d'arma da fuoco alle spalle da un'ex guardia giurata. Era il mio compagno che non poteva accettare la fine della nostra relazione. 30 anni, uccisa dal marito con una pistola autorizzata per la caccia, dopo l'intenzione di voler presentare una proposta di divorzio, novembre 2020. Ho 22 anni, nel 2016 fu ritrovato il suo corpo carbonizzato poco distante dalla sua auto. L'ex compagno voleva convincerla a tornare insieme. Ho 41 anni. Nel febbraio del 2024 sono stata uccisa a coltellate dal mio ex compagno Alberto. 28 anni, luglio 2017, uccisa da 50 coltellate. Il compagno Dimitri dichiarò: mi aveva rimproverato perché il tavolo era sporco, era pieno di briciole, e lì non ci ho visto più. Sandra De Torre, cosa vuoi dire alle donne vittime di violenza? Beh, certo, questo è un argomento sicuramente molto delicato e più che altro attuale, purtroppo. Queste violenze nel 2024 non se ne dovrebbe parlare, purtroppo, ma la verità è che succede e che purtroppo adesso la donna ha acquistato talmente tanto potere che forse l'uomo non accetta, no, questa superiorità. E non dovrebbe essere così. L'intelligenza umana dovrebbe andare al di sopra di questi tabù. Io posso soltanto dire che lo sport sicuramente aiuta, lo sport aiuta ad essere molto forti, molto indipendenti e io spero a queste donne di essere, anche se non sportive, ma forti.